Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Lei è Fenrir. Episodio in cui mi sento abbastanza rilassato. Ci sono nottate in cui si è un po' cazzari e nottate in cui invece sei completamente in una forma di rilassamento che ti porta a totale immedesimazione, che in una blind è una delle cose più belle che possono succedere. Per quanto è un po' il mio status quo, l'immedesimazione. Qui sto rimanendo un po' sorpreso. Se ovviamente non se siamo alle porte del finale, non sarò sorpreso, ovviamente, perché è la giusta, interessante durata di un'esperienza come questa. Però per ora, per quanto concerne le mappe, effettivamente questo universo così legato tra una mappa e l'altra, un'ambientazione e l'altra, non me lo aspettavo. Bisogna vedere poi con la velocità come ci si muove tra l'una e l'altra, quali sono le connessioni magiche, tra virgolette, inteso come complimento, come quella tra i monti di Forra e gli abissi, che c'era quella caduta con gli alberi, che quella è magnificente. Bisogna vedere nel resto se poi questa divisione per ora mi sembra comunque a catena, come Dark Souls 2, no? Hai un hub e poi hai le varie strade, però ne riparleremo. Potremmo dover andare a parlare adesso con Patches per scoprire poi se vuole ancora qualcosa. Probabilmente abbiamo rimosso la sua possibilità di trovare altri oggetti a causa della mancanza di un guerriero che gli pulisca i campi di battaglia. Come il sake possiamo darlo a più persone. È un peccato se c'è soltanto sicuramente un personaggio. No, non è soltanto Emma e lui, perché abbiamo trovato un altro sake non raffinato, il quale può essere donato a qualcuno. Intendo dire che puoi dare solo a lui un aiuto per il campo. Solo lui, solo quel tipo. Solo quel guerriero là. Esatto, lo scopriremo. Tanto quanto, per ora, teniamo in sospeso il nostro scienziato, schizofrenico, si potrebbe definire, anche se forse non è il termine giusto. Perché effettivamente alla Bloodborne potrebbe persino essere necessario ucciderlo pensando a The Old Hunters, però per ora non credo, mi sembrerebbe un po' strano perché non otterresti nulla da lui. Non è ancora né un mostro, né ha utilizzato quella cura su se stesso, sta cercando una risposta della sua altra personalità, la quale mi sembra per ora abbastanza perentoria nei suoi confronti. Ma qui siamo finalmente con il solo obiettivo di andare avanti. Per quanto sia morbosamente ovvia, cioè per quanto sia la risposta, allora, quello che vorrei dire è: sarei abbastanza morboso da andare a parlare di nuovo con un sacco di persone, perché non si sa mai quello che potresti perderti in un progetto come questo. E conosco i miei polli. Però andiamo. Un po' non me l'aspettavo. Questo è uno degli agguati. Chi? E vediamo un po' che succede se faccio questo. Dicevo, è uno degli agguati più realistici che abbiamo subito. Puoi decisamente davvero sopraffare e uccidere anche un guerriero in questo modo. Terribile che sia, una vita dedicata all'allenamento e all'addestramento delle arti marziali e dell'uccisione, poi un ratto di nascosto. C'è un oggetto. Ti pugnala alle spalle, sì. Non dico niente, dai, sarei banale e ovvio. Allora, magari attraverso quel percorso si può raggiungere l'altro lato, però per ora ecco qua. Stiamo attenti a non perdere nulla in questa scalata, tra l'altro. No! Il cappello. Sei un po' stupidino però, Ok. Poverino, non sa cosa lo aspetta. Come? L'hai visto? Beh, è caduto! Come fate a cadere? Non possono cadere.
Talvolta sì, anche nello scorso episodio, tu non l'hai visto, ma non mi ricordo se nello scorso due fa è successo, ti ho guardato e non avevi visto che era un tipo era caduto fuori da... Ma... Non è possibile, è riapparso lì. Sì, penso sia riapparso lì per programmazione, forse non possono morire cadendo ed è stato riposizionato nella mappa più vicina, nell'ambiente più vicino, vabbè. No, devo dire la verità che questa cosa mi piace un botto. Mi piace tantissimo. Tra l'altro prima c'erano degli edifici nei quali eravamo stati molto tempo fa, all'orizzonte. Piuttosto inquietante comunque. Ho visto apparire... Sì, anch'io. Trema però, forse... Ah, ok. Più ovvio di quanto non sembrasse. Bisogna imparare in un mondo verticale a guardarsi in alto. No. Ok. Li riconoscete i tetti? Ovviamente low poly, per carità, però... Questo sarà un episodio in cui andremo solamente avanti. Sì, senza correre. Guai, guai, guai. Cioè, qui c'è tanto di cui godere davvero. Basta soltanto girare la telecamera e capite com'è tutto... perlomeno pensato quanto più possibile. Lì c'è qualcosa. Mi sembra di vedere una scena di Tim Burton. Allora. O di un quadro giapponese, forse più lecito. Anche se quelle sono texture ripetute. Sì. Allora. Mi rimane il fatto che comunque questi percorsi non sono più agibili. Cioè, questo luogo ormai è inagibile. Salvo che... per uno shinobi come noi. Questa è una delle mappe più belle del gioco. Comunque tu non l'hai sentito? Cosa? Ah. Sì. E te ne ho parlato. Sì. È qui. E ero convinto di essermelo perso. Ah, questo sarebbe... Vi ricordate quando vi ho detto che ho visto il Pregianza fare cose? Mentre scappavo via da... Poverino, si è sentito un figo perché ha arrasciato... Avrà corso come un pazzo, sì, beh, perché l'idolo era quello... Era quello del santuario. Quindi... Non è... Cioè, ha fatto... Oh! Mamma, comunque e eroico. Poi ha fatto po'. Comunque eroico. Io pensavo il dialogo. Non dovresti. Ne parliamo dopo. Ma nei bavaglini? Sì. Sì. Ecco, non sapevo che c'era qualcosa di orribile da qualche parte. Cosa? È un. Scusami. Questo è tosto, ma è l'elita scena. Perché? No, combatti in maniera diversa. Perché?
un oggetto ad anima. Una piccola girandola fatta di carta rossa e bianca. È il fiore puro. Sì. Trovata a metà della scalata del Monte Congo. Le girandole rosse e bianche continuano a girare. Sono tutti qui. Sono gli amici? Che l'hanno lasciato solo, no? Non credo. Gli spiriti, forse? No! Perché? Perché no? Si sa mai. Perché io volevo... È che sai che lui fa i salti molto improvvisati, cioè molto, molto forti, quindi devi dare il tocchino. Sì, vabbè, perché ha i reni di un delfino. Però, di un delfino. Visto che... Cioè, non tutti i mali vengono per nuocere, perché si può fare la magia qui, Si può fare la figata. La campana. La campana. È un idolo. Sì, dopo il boss, praticamente. Sì. Non necessariamente. Scusa un secondo, permettimi di fare... Ah no, perché è una mandracata fuori luogo, perché non potrei tornare indietro. Allora... No, stavo dicendo, io ho sentito... Perché lo sto giocando in inglese. E secondo me il doppiaggio inglese è molto figo. Poi è ovvio che in giapponese è giapponese, rende molto di più, anche solo per ambientazione stona meno. Però è davvero figo in giapponese, in inglese. Beh, in realtà, ragazzi... Anche se so cosa apparirà, sono blind completo. Cioè, ho camminato mentre gli appariva davanti. Ho fatto, cazzo, ho visto... Una morte. 7-8 secondi di gameplay, massimo, poverino. Comprensibile. Quindi non so che succederà. So soltanto una cosa. Esatto. Che abbiamo lavorato per questo. Ma tu sei sicuro che questa lancia strappa? Non è che per caso solo penso una? Penso di sì, perché... Attacco frontale con lancia, sì, vedi, può strappare via i pezzi, sì, lo fanno entrambi. Ok. Però se la caffa la carica, no. Se la carica, no. Okay. No, no. Vabbè. Waga musuko no tame, sono katana, oite yuki, deki, oruka nari. Però, quest'armatura lì si è tolta proprio. Un affondo? Era un affondo! Ok, non è armatura semplice. Ma l'ha buttato giù allora. L'ha buttato giù? E perché se non spacca? O butta giù tu lui te o tu butti giù lui? Solo che non si può. Sarebbe la prima volta che... I nemici non cadono, quindi come si fa? Però potrebbe anche tutto... essere una trappola per te, però, perché ti rende il combattimento più difficile. Però in realtà in Sekiro. Troppo. Ah, perché è lento! Devo fare il Mikiri più tardi. È la katana di lui. Ah! Sai che forse. Hai ragione, perché non ha. Perché non ha. Solo la polizia. Non ha barre di vita. Giusto. Ah, no. Dai. Ti ha dato pochissimo. Oh mamma mia, che botto. Che morte orribile. Okay. È la versione ombra di quella passata. Sì. È stato tutto di una parte facilità, sì, imbarazzante. Sì, perché è tipo l'Iron Golem, solo che senza la possibilità di ucciderlo. È stato uno dei scontri più divertenti che ho fatto. Il fatto è questo, che tu hai collegato la sua rottura al poterlo far cadere. Io poi ho visto che mancava l'HP e contemporaneamente però è stato fluido, perché non abbiamo fallito, nel senso che... Sì, probabilmente, fammi capire, no, ma probabilmente tu, si capisce comunque... Se tu vai qui e lui sta qui e gli fai la finisher, lui fa la stessa cosa cercando di ucciderlo, ma la lama non entra, probabilmente non riesce a colpirlo attraverso l'armatura, e lo scalcia all'indietro, lui si sbilancia e da lì fai 1+1. Sì. Fantastico.
No, cazzo, di nuovo! Suo figlio, Robert, non ne abbiamo mai sentito parlare. È stato uno dei nemici più verbosi di sempre, però. No, anche perché gli hai risposto. Per mio figlio. Ma... quindi suo figlio è davanti, è avanti. Suo figlio è nel tempio. Non, Robert non mi sembra un nome giapponese. È super occidentale. Ma che spettacolo. Cazzo, lo voglio ancora. Riposa. Riposa. Sì, certo. No, ma wow. Dai, shuriken ascetico subito. Subito. No, ci manca... Però, ora... In teoria... No, che spettacolo, è stato... Forse il mid boss tra i più belli che abbia... Al di là, adoro combattere i generali. Ma questo... ho un brivido, ti fa pensare, dici, ma quindi posso sbilanciarlo, quindi lo vinco, poi vedi che gli manca il HP. Scusate la sovreccitazione, che non se è molto legata... Se non è respawna, legato. Qualcosa, bastardo. Ah. Ah! Ovviamente gioco lo finito più volte con una mano sola. Ok, un po' isterico con i perri, ma sotto controllo. Allora, conoscendo il lupo. Ora, io spero di non aver fatto una cosa super illegale. Intanto vediamo se per caso ci si arriva da qualche parte. O se è semplicemente tornando indietro. Beh no, il fatto è che qui non esiste indietro. Cioè, sì, cioè, indietro, però un indietro che non avremmo visto. Perché noi abbiamo fatto la ninjata qui. Ok, sono eccitatissimo perché secondo me è la strada giusta. Ed è super... No, non è... Non è esattamente il grande vuoto questo, per carità, però... Qui abbiamo fatto la... Devi saltare fra le pareti. Sì. Ci sono anche appunto queste roccine che... Cosa? Ah! È questa quella bianca? Sì. Solo il bimbo. Quella rossa... E mia rosa l'anziana bianca. Parlava di qualcosa del genere, di colore, no? Trovata sotto un dirupo sul Monte Congo. Forse è stata portata lì dal vento, Emily. Forse però sì, in effetti si è conficcata. È una semplice girandola di un bianco purissimo. Solo il bimbo è qui. Lui è il bimbo, infatti ha il volto da bimbo. Sì, ma io sono... Come ci è arrivato qua? La sua grazia. Sono fomentatissimo. Sono fomentatissimo. Quindi, cioè, c'è il dialogo per le armature? Ma quella non è un'armatura semplice. Evidentemente no. No. In questi momenti vorrei che gli episodi durassero all'infinito. Non voglio finisca mai. Questa è una delle partite che mi sta piacendo di più in assoluto. Ma mi ha fatto impazzire quel mid boss. Comunque, dove stiamo andando? Cosa? Ah, c'è un suono. E anche dei passettini. Sotto. No? Basta che non stanno facendo cose strane ai monaci, va tutto bene. Questo è fuoco? Sì. No, no, certo, mi rompo le palle. Ah! Perché ci fa qua? C'era... Siamo un po' stupidi.
ti ricordi quando abbiamo visto quel mid boss e ti dissi che in un trailer, nel secondo trailer di Sekiro, avevo visto che Lupo saltava e faceva dei parry in volo, una cosa del genere? Ora che vedo quest'area, non era questa, ne troveremo altri. Era un corridoio di legno, quindi non era la mid boss fight, era uno di questi piccini in questo ambiente. Ansia. In questi posti vorrei tantissimo una torcia. E quindi a chi si dà? Io sto pensando, io mi ricordo. Non è che si poteva dare al tizio che adesso è morto o differentemente vivo, che diventava amico nostro. Il fatto è questo, che non mi ricordo se nei nostri iniziali episodi abbiamo solo trovato Emma e lo scultore, oppure se avevamo trovato un terzo NPC. Io non ricordo, però anch'io, però mi sento particolarmente ottuso perché non lo riesco a identificare, non so se è un'illusione dal fatto che vedevamo tutte queste opzioni e ci hanno confuso. No. Ah, che brutti i caricamenti dietro le porte segrete, non mi piacciono. Quarto Headless? No. No. Immagino, sarà sicuramente in un ambiente completamente diverso. Perché sono sempre stati in posti iconici. Dove siamo? Dietro il serpente. Dintor. Ah, il necromante? Questa è l'arena dell'Headless? No, aspetta, calma, non può essere. Sì. No? Forse? Come? Scusa? Può essere, sì. Vedi un attimo se puoi uscire. No, di qua. Qua. Guarda che non può essere, perché non può. Cioè. No. Sì. Sì, boh. Ah, adesso ho capito perché c'è un caricamento. Perché è troppo pesante. Sono aree troppo grosse. Sì, ecco. Qui il collegamento, qui a livello geografico, funziona. Funziona da matti. Ma quindi fammi capire. Ah, non perché ti dirà che è bloccato dall'altra parte. Esatto. Stavo pensando alla stessa cosa su cui riflettevi. Non escludo che nell'episodio in cui scappiamo dall'Headless. No, qua non c'eravamo stati proprio. Che mi piace tantissimo l'allusione autoriale, però qui funziona, qui lo shortcut è interessante. No, aspetta, siamo sicuri che sia interessante. Piano. Mi ricordo la descrizione: i nemici agili e veloci hanno poco equilibrio. Però scusate, quindi è respawnato tutto? Sì, penso che. Perché è respawnato tutto? No, sa che forse questi shortcut sono. Non sono mica tanto sicuro che siano belle idee. Siamo proprio sicuri che. Cioè, che tu sbuvete, ti rispondi. Cioè, nel senso che il caricamento non è perché l'aria è da caricare. È perché il percorso sotterraneo deve essere tipo. Una roba da gallerie di Londra. Perché, in tutta franchezza, questo tempio è enorme come ambientazione. Non è che giri una porta e sei Ascina. Quindi. Ehi, ciccia. Nye. Anche se perché sei molto in alto comunque. Cioè avrei preferito cioè sarebbe stato forse noioso camminare in un corridoio. Per carità del cielo, ci sono titoli come Darksiders eccetera o God of War che cercano di rendertelo divertente con i dialoghi in God of War, con l'ambientazione platforming in Darksiders. Qui sarebbe stato vuoto probabilmente. Metti però una musichetta in un ascensore come Mass Effect. Ecco, lì, ma c'è però una lì, cosa lì di suonare una campana da qualche parte? Sì, e utilizzare l'esca. Suona la campana, getta l'esca, però non è utilizzabile perché è un oggetto chiave. Leggi! Che figata, ragazzi. È così raro avere un episodio come questo.
presumo sia molto opzionale. L'ultima volta che hai suonato una campana non è andata molto bene. Perché, Mike? Filmato, filmato. Quasi luce. Vediamo. Questo demone possiede chiunque suoni la campana, rafforzando i nemici nelle vicinanze. Il demone della campana porta grandi sofferenze, e forse anche un bottino migliore. Usarlo non ha particolari effetti, se non quello di allontanare il demone. È una via di fuga. Non funziona più. Quindi ora abbiamo questo consumabile che ha reso i nemici più forti. No, ce l'hai come effetto. Sì, anche come effetto, ma vedi? C'è scritto che se lo usi allontanerai il demone. Sì, quindi serve per farlo andare via, però esatto. È attivo. E allora perché si chiama demone della campana se è già attivo? Dovrebbe essere lo scaccio demone della campana. Sì, vabbè. È che il demone è qualcosa di fisico, è come se tu avessi qualcosa. Ma non tiri. No, quantità trasportata. Uno su uno. Sì, certo, è un oggetto unico. Quindi lo puoi usare, riusare, attivare, disattivare? No. Se lo usiamo lo consumeremo, distruggeremo il demone. Probabilmente l'unico modo sarà richiamarlo con la campana. Quindi adesso le lucertoline ti sciottano? Non so dire se siamo in un contesto di New Game Plus o qualcosa del genere. Però è interessante. Questa è una sfida, un aumento della difficoltà per ottenere un bottino migliore. Forse. Quanto migliore? Forse, esatto. È una questione di drop rate, perché allora se ne vanno a cagare. Cioè, no, no, bottino migliore non è drop rate. Quello sarebbe il bottino maggiore. Sì, bisogna vedere. Beh. Qui non possiamo tornare indietro, stiamo facendo un giro di Peppe, immagino. Sì, ma bisogna capire che com'è in originale, perché ti ricordo che ti hanno detto che sa che fa cagare, invece solo non raffinato, sì. Quindi... No, no, per carità, per carità. Oh! Lupo. Niente. Lupo, I trust you. Lupo, ho bisogno della... Ho bisogno che tu mi dica, posso farcela. Posso farcela. Perché qui c'è una figata in... Ah, no, aspetta. Ma certo, è ovvio. Questa è la via per arrivare qui. Questa è la via per arrivare qui, non per allontanarsi. Sì, vabbè, sei un pezzo di merda. Ah! Sì, perché questi rami funzionano solo in un verso. Sì, ma che vuol dire? E adesso che fai? Uso l'idolo. Perché è uno shortcut che ti porta altrove. Sì, ma se lo usi vuol dire che poi devi far respawnare tutto. Ma perché? Più che altro penso di potercela fare. No, se funziona un verso solo. Ah, ok. Ce l'ho fatta, visto? Funziona un verso solo, ma... Sì, no. È un pochino difettoso, eh. Lupo, occhio! Delicato con i passi. Felpato, felpato. Ma mi sa che non si può. Sì, sì. Ah! È solo per scendere. Ah! Sì, ma che cacata, ma che vuol dire? Uno non può esplorare che deve avere il terrore di non poter tornare indietro. Questo è Dark Souls 2. Questo è un percorso inteso solo da un verso, non è bellissimo. È strano anche. No. No, perché non ti fa fare forse il secondo salto. Proviamo, al limite voglio provare a vedere che succede se faccio... il salto schizzoide là sopra, ma non credo funzionerà. Perché non posso sollevarmi. Vediamo un po' qua, senza pericolo. Allora, faccio X e fa un saltino. Faccio poi... provo a fare il doppio salto. Non lo fa. E ovviamente non stiamo qui certo per poter fare un salto del genere. Oh. Salvo che io metto sempre in conto che qui stiamo sbagliando qualcosa, però attualmente sembra... che il mio salto lassù ha rotto un percorso pensato, però che sia per un solo verso è un peccato, non mi piace. È spiacevole, perché potrebbe funzionare. Non so in quale mappa avere il ramo da entrambi i lati romperebbe
il gioco. No, non mi viene in mente nessuna. Proprio... E da qui sono abbastanza sicuro, è impossibile che se c'è un falò, chiamiamolo così, qui... C'è fatto proprio per farti andare via. Messo qua apposta. Per farti andare via in che senso? Che non puoi tornare indietro e quindi viaggi. Per tornare indietro. Touché. Touché. Per prime, ma touché. Ah, eccolo! Distinguere le due descrizioni. Bastava una riga in mezzo. Comunque, vabbè. Ora. Robert. Chi è Robert? È il figlio, sicuramente. Sì, dov'è? Guarda che bello questo sentiero. No, no, è solo il fiato. Mi sembrava essere un fiato mefitico, malvagio. Non è solo il freddo, probabilmente. Signore. Mamma mia, che brutto. Sembra, è come sparare ai cani Resident Evil 2 qui. Sì, solo che quelli sono molto più cattivi. Tan 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 tan. Tan. Ta. Ah no, non è la mappa bucata, è... A me sembra bucatissima. Sì, è... Sì, sì. Vabbè, scherzo a parte. Guarda che meraviglia, appunto, invece, la campana che si vede da lontano e ti chiedi come poterla raggiungere e, onestamente, per ora... Non si è capito. Non trovo risposta. Ci dovremmo riflettere, perché può darsi che abbiamo soprasseduto a qualcosa di magari... Non immediatamente visibile, ma che è lì. Possiamo andare la girandolina bimbo? Sì. Anche perché se sì, se avanziamo non si sa mai. Assolutamente d'accordo. Che è carino che la scambia per un fiore. Non è un fiore. Cioè, questo loto magico, unica soluzione per risolvere il male del mondo. Esatto. Con Kuro che si strappa i capelli, diventano bianchi per lo stress. Dice, ma era sembra così triste. Se ne troveremo un altro. Ma sdoku. No, secondo me che rabbia. Ma Shiro Yohana o sagasana doku. Ok, è lui.真っ白いお花とはこれか。ああ、それはお思い出したぞ。みんな、みんなはオチの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。 な、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろ。坊様たちが言っていた。忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先に。 きっと皆がいる皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なお願いできねえかな。 bambini e l'acqua del ristoro, un posto dove ci sono tutti, significa che questi bambini sono morti. Gameplay. Qui mi intriga più il gameplay. Parecchio. Wakatta. Oh! Arigato! Arigato na! Yoshi. 少し怖いけども。
Potresti solo aiutarmi con l'aquilone, sarebbe più bello. Oh, santo cielo, non ci posso credere. Ok. Something is wrong. Forse devi fare di fronte. Mi ero fatto tutto il flash fighissimo di decapitazione con i cimongi. No, allora sono molto confusa. E allora devi veramente farlo sparire? Siamo noi che abbiamo pensato male. Chi non lo farebbe? Col fuoco, non lo so. No, avrai molto su cui pensare e attendere, no. Caro nostro amico. Con il ninjutsu, non capisco. Qualcosa... Eh sì, ho pensato anch'io a un ninjutsu. Sì, sì, no, è la prima cosa a cui ho pensato. Però... strano forte. Qui... non puoi parlare a questo tizio, no? Sei chiaramente ostilissimo. Questa cosa mi intriga da morire, ma... se la colpisci non puoi, perché... beh, no, colpirlo no, è la classica cosa che non ha scopo. Fai volare l'aquilone. Non devi tener premuto, quindi lo fai volare e basta. Qual è l'assassino che dovrebbe comandarlo? Ci manca qualche NPC. Potrebbe essere Sekiro, Tengu, Ishin. Lascia andare. Non ho altri comandi. A che livello siamo? 4. Io appena riesco a finire la scuola sì, Ashina, voglio provare a vedere se Ishin scende qui. Ai piedi della lupe. Ai piedi... dammi forza, aspetta. Ai piedi della... beh, è quello. Quella è la rupe e quelle sono la base. Allora. Sì, guarda. Fate tutti... c'è Sbirulino Trottolino da qualche parte adesso, giusto? Non qui. Qui siamo abbastanza safe. Voglio andare a parlare con l'anziana. Voglio capire se per caso c'è un utilizzo per la girandola rossa e bianca. Ok, tu effettivamente che allerteresti la famiglia intera. Ok. Per ora proseguiamo. A meno che non ho illuminazioni attualmente sulla nostra girandola. Pardon, fanciulli e fanciulle. Perdonatemi, stavo morendo. Però... la tosse mi ha fatto pensare a un secondo fuori dagli schemi, perché ero particolarmente concentrato sul da farsi, mentre... ho notato adesso, interrompendo, che il motivo per il quale il ratto di prima ha resistito a quei colpi è per il demone. Perché l'icimongi doppio avrebbe disintegrato prima una creatura come quella. Ma niente, era solo un pensiero, perché... cavolo, ho avuto un attimo di... ho staccato la spina, ho fatto... in effetti era più duro del solito. Chissà. Qui ci mancano NPC. Però anche quello che abbiamo trovato come guerriero grosso e robusto eccetera ha avuto il suo scopo per ora, quindi vedremo. Ora non è che... cioè non ci credo che fai una quest e ne blocchi due.
di cui uno è un mercante, due mercanti poi, dai, non è possibile. Sì, no, infatti è improbabile. Ma sti shuriken sono micidiali. Mi fai esplodere. Ok. Ma secondo te danno più esperienza i nemici col demone? Non lo dicono, quindi probabilmente no. Non credo, e poi dovremmo fare dei test pazzeschi perché non ho mai fatto caso all'esperienza che si prende. Oh 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 oh, oh, oh. Best jackpot ever. Oh, ever. Oh. Come Egoraptor disse con Final Fantasy VII. This is why this is the best game ever. Allora. E basta. È apparso non perché era in aria, è apparso perché l'avevo stordito e ucciso contemporaneamente, ok. Allora. Uccidiamo le carpe. Però prima vediamo se riusciamo a... Le famose carpe che allertano. Non sono state loro. Sono le carpe da guardia. Ma sono un po' strani questi monaci, o sbaglio? Sì, sì. Pallidi, pallidi, pallidi. Acqua del ristoro? No, perché non sono immortali. Non ci arriverà mai un pezzo di ceramica fino a lì. Però... Ah! Salve. Attenzione, eh. Cazzo! Quantomeno non c'è l'allarme sincronizzato. No, infatti, sì, sì. Vediamo se riesco a... Ok. Vai, ti prego. Fantastico. Ah, 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 non mi scappi. Dobbiamo, adoro combatterli. Secondo me sarebbe fantastico con la lancia. Gli strumenti sono una cosa pazzesca comunque. Merda. Ah. Ok, li ho sopravvalutati. Che wow! Cazzo! Ma sono bellissimi! Cioè, nel momento nel quale cominci a usare gli strumenti di più, sto gioco... strano, per fortuna. Non ci ha colpito in volo. Ma perché scoppia dopo un po', evidentemente. Comunque, francamente, è... penso che piano piano comincerò... Vabbè, sparo gialla, signori. Droppini. Comincerò assolutamente ad abbandonare lo stealth, perché... è troppo più divertente combattere, cioè... Salvo situazioni in cui si senti... qua sarei in grave svantaggio, eh. Carpizza tutto, carpizza, vai, così, carpe. Grande! Vai di carpa, carpe. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo completato il negozio, a parte le cose... dei Buddha. Quanto è bello Sekiro, cioè... C'è... via. Per la fanciulla celeste, i posseduti, gli infetti, in inglese, no? Per un'era sono stato benedetto dal verme. Lo sapevano. L'immortalità mi permette di percorrere la via per l'illuminazione. E devo raggiungere l'illuminazione per comprendere l'immortalità. Un paradosso. Si dice che il drago divino, ora è maiuscolo, sia venuto da Occidente. Quindi è un uomo, una persona. Quindi mi chiedo, come mai mi è stato concesso il verme? Quindi... Beh, non è detto che... sia una persona. Potrebbe essere una scusa paracula per mettere un boss di un drago occidentale. Ah, è vero. E sai che ho un problema. No. Sekiro! Ishin, aiuto! Sto provando tutti i possibili input, ma siamo finiti esattamente... No, Ishin, aiuto! Ok. Uffu. Thank you.
Questo non è Buddha, no? Non mi sembra. È Krishna? Santo cielo, sono tremendamente ignorante. Ti prego, lupo. Un bel segreto questo. Questo è un premio non da poco per il semplice poter nuotare. Cioè, il vedere cosa si nasconde semplicemente sotto l'acqua è da brivido. Lo adoro, lo adoro. Sì, ma questa cosa dei bambini, no? Cioè, mi stai dicendo che facevano orribili esperimenti sui bambini e che morivano e quindi per ogni bambino morto facevano una statuetta per ricordarlo? Tipo al posto del Buddha, il senso di colpa, facevano un bambino di legno? Non lo escluderei affatto. E, che e tra l'altro avevano scoperto... avevano... questi sono... avevano scoperto di questo verme. Qui c'è una puzza di merda. Sì, e poi evidentemente hanno messo uno scemo, perché comunque quello è scemo, sì. Cioè proprio non per proprio tonto, no, no. Sì, certo. Ritardato a badare bambini, perché così non capiva quello che stava succedendo, evidentemente. Esatto, sì, quindi sì, dicono, no, vanno in un altro posto, vanno in un altro posto. Esatto, no, è così. È tragicamente così. Quindi quel centopiedi è finito nelle profondità. Ok, quindi non si può entrare dal nel tempio da là, quindi da... cioè intendo quello sopra, ragazzi, eh. Quello è grosso. Sì. Oh, sì. Oh, non utilizzerei mai. Ah. A pensarci bene. In effetti, ora potremmo, eh. Dicevo di non usare lo stealth, ma qui sapete che sarebbe abbastanza noiosino, vero? Quindi. Ah, oh, che caspita sono. No. Sì, è esattamente quello che sembra. Io non penso che sia obbligato. Cioè, nel senso, secondo me non dovevi entrare per forza là. Scusami, la porta non è aperta. No, no, parlavo di quello sopra. Sì, quello io sopra. Ti sto dicendo da qua da dove. Sì, no, arriva. Da qua non è assolutamente obbligatorio arrivare da sopra. Sen 1. In questo caso santi minion ti fanno curare comunque, eh. Fregato. Sto avendo un'orribile impressione. Non è che per caso... no, è possibile. Si attaccano... cioè ci sono quelle cose... hanno quelle cose conficcate non solo per piegare lo scheletro, ma anche per somigliare di più al parassita. Oh! Ah, mannaggia a me che ho... devo smettere di premere il cavolo di analogico quando salto. È il trucco per farcelo sempre. Quasi fatto senza spam, imparando gli attacchi. Poi in realtà non è proprio spam, però... ok. Peccato... poi queste creature sono praticamente i... che? Ma dai! Vabbè. Tipo i... ma che è sul serio? A quanto pare.
E non posso... Aspetta, forse posso. Questi mid boss sono un po' visti come i cavalieri neri di Souls, eccetera. Ossia... è anche divertente. A livello di gameplay... A livello di gameplay... Io sono stato anche felice di poter riaffrontare la scimmia, perché avendola conosciuta mi sentivo diverso, era una bellissima esperienza. Però in entrambi i casi, sia qua che con la scimmia, mi fa in Sekiro uno strano effetto, perché non sono specie. No, meglio, la scimmia no, questo sì, son dei pazzi. Ma di dimensioni diverse. Sì. Prendi gli oggetti, perché stai continuando a correre nei cornicioni? Stavo riflettendo. Allora... Che posto? Sì, quello che ti dicevo prima, che è completamente ignorato, è che per caso... Rumore in cuffia. Per caso, ste cose schifose di metallo che hanno addosso, oltre a... C'è un oggetto. Cioè, oltre a... servire per magari piegargli le ossa, sono anche fatte in quel modo per ricordare le zampette dell'insetto di merda. Perché lo chiamano centopiedi? Altro non che... ha centopiedi. Hai ragione, sono mimic. Sono... Cercano di richiamare, di esaltare quell'affare. Il verme. Quella schifosa scolopendra di merda. Devono bruciare tutto l'inferno. Chi le ha inventate quelle cose? Perché le ha inventate? Poteva farle pelose con gli occhioni. Scusa. Comunque usare gli strumenti mette un brivido, cioè sono che problemi hanno? Sono veramente efficaci, è una cosa stupenda. Non vedo l'ora di approfondirli, forse anche in New Game Plus, quando sarà. Non vedo l'ora, stupendo. Ah, c'erano anche... Sì, mamma mia, il lucertolo. Che è successo. Trappolone. E questo sarebbe? Nulla. Erano tutti così interessati? Mi luccicava, evidentemente. E tu? Che cosa è successo? Culmone così. Senti, demone. Impegnati di più, eh? Perché così per ora... I nemici più forti. Ah, neanche troppo. Oddio, forse è la cosa gialla. Magari non è... Sì, non possiamo assolutamente giudicare. Qualcosa c'è. Forse anche avere più soldi. Comunque io non mi toglierò mai questo demone. Mai più. C'è il robino, l'hai visto, sì? Come? C'è il nemico. Ah, mini ronda, ok. Ok. Ok, esatto, qui siamo. Nel tempio che dicevo avremmo dovuto raggiungere proprio da quest'altro tragitto. Ma prima di entrare all'interno... Cavolo, ma quante cose! Stupendo. Non ho parole. Mamma mia. Quanto Tenchu, tra l'altro, questa cosa. Ish, sei fiero di me. Anzi, in realtà non è vero, perché... Sei fiero di me, papà? Che c'è la con te? Che è successo? Oh, Sekiro, non ti confondere. E gli batte la musica in testa. Almeno adesso. Wow!
qui è un po' tosta. 2 contro 1 cambia un po'. È salito l'amico. Dov'è? Non era salito un altro? Ho visto una cosa che saltava, ma non mi è sembrato che salisse. Ah, ok. Allontanati con grazia, perderanno l'agro e potrai massacrarli in segreto. Sì, ma quello che ha fatto la schiena. A me sembra che ti abbia spezzato il collo. No, no, ha rotto proprio la schiena. È stato bruttissimo. E per caso da qui poi si va verso la campana? Quanti sono? Ah, là ce n'è uno sgradevole. Sono pronto. Credo sia un vicolo cieco, tra virgolette, qua, quindi... Ok, a te non fa nulla e allora utilizzeremo la roba pesante. Eh sì, ma questo è comunque il percorso che dovevamo fare. Quindi probabilmente il vicolo cieco è la piazzetta. Esattamente. Oh, santo cielo, che abbiamo beccato qui. Ci sono... Percorso magico. Oh, piano. Santo cielo, questo. Esatto. Priorities. È vestito come il ricercatore, comunque cambia solo il colore. E non penso che sì, a un caso. No, infatti. Questi monaci. Questi monaci si sono divisi. O comunque loro. Qui stiamo facendo il percorso al contrario. Il che è solo un bene. Esatto, era un. No. Anche se... Che voglia di menare le mani. Ma non c'è nessuno. Non ne ho fatto uno. Che fa il demone con te? Eh? Come va? Era un calcio, giusto? Mi volo. No, ho fatto cacare. Dai, forza! Bravo! Ah, ti ho sbilanciato troppo? Ok, mucca lì a terra. Ti adoro. Meraviglioso combat system. E ho anche cannato il salto nella spazzata. Quindi. Ah sì, questa è la strada che si doveva fare. Sì. Quindi, presumo... Prima di entrare in questo luogo, ormai sulla cima del tempio. Il nostro amico si è scordato di noi. Si spera. Sì, sì, altro che. Solo che non sappiamo più dov'è. Non che sia importante, poverino, era abbastanza. Ah! Oh santo cielo, cioè. Oh merda! Salve! Che vogliamo fare? Giochiamo? Ne ho uno anch'io. L'ho presa! Devo andarmene via da qui. Non combattiamoli
tutt'uno. A meno che non avessimo attacchi ad aria, ma questa cosa è particolarmente sporca. Le porcherie che fanno i monaci, appunto. E anche un commentino. Bastava. Non vedo nulla. Bastava. Me ne basta uno. E poi faccio la ninjutsu e ci rimangiamo a colazione. Anche se quello si è fatto di pillole. Sì. Bravi. Bellissima la deflezione fisica. Peccato. Simpatico omino dentro. Sì, sì, no, stavo sì, ma non cercando di capire. Quindi la porta in alto è chiusa. Questo è un altro posto. Esatto, e quella in basso è aperta. Ok. È sempre il falò di prima questo. No, c'era un oggetto, quindi no. C'era un oggetto di là? Sì, sul falò sì. È stata un occhio di falco. Nel fuoco non l'avevo assolutamente visto io. Niente male. Sì, con le mie meno 4 diottrie abbondanti sono assolutamente un occhio di falco. Stai camminando sui cadaveri. Porca puttana, che schifo! No, no! Kill it with fire. No, 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 no. Sono stato. Li ho contati i colpi. Sì, ma tanto si di anima, possiamo andarcene, per favore? Possiamo andare via, per favore? Prendere la cosa e andarsene? Anche il fatto è questo. Mi stupisce che il lupo, dopo aver combattuto contro la scimmia senza testa, colpisca al cuore l'uomo piuttosto che distruggere l'insetto. Vuoi uno zoom? Da dietro c'è una cosa, forse. Tanto non ha chissà quale movimento. Basta che non le inquadri. Non c'è niente. Quindi ha la faccia dell'immortalità di merda. Sta cosa diventa enorme e esce fuori. Non è immortalità, il cazzo. Sei solo un parassita. Cioè hai solo un paio di vermi giganti. Il tenia più cattivo del mondo. Sono molto curioso di scoprire cosa potrebbero mai droppare queste cose. Nulla, perché non muoiono. Ma non con la lama nera. Mm. Lì è come se muoiono. Immagino che in cima avremo un idolo. Ah, carino per il combattimento questo. Ah, l'ha presa. Non ho fatto niente.
Non hai neanche provato ad avvicinarti alla porta, dando per scontato che sia chiusa, ovviamente. Conosco quel modello di porta. Vabbè, sì, è la porta chiusa. Sono quei legacci indistruttibili. Strutture No, accampate. che paura! Oh. Ne ha due o sono due? No, sono due. Sono due. Io non ho più fiaschette, però. Non c'è un modo di evitarli salendo sopra? O usando i confettini magici per non Ah, ma farsi sono uno di vedere? spalle all'altro. Sì. Confettino magico, appena quello. Sì, lo sai che sto combattendo contro me stesso in questi momenti. Fai il bravo, non fare, non assaltarlo quello di fronte, prendilo di spalle. Vabbè, come ho detto. Speravo di fargli. Sempre allontanarti e fargli perdere l'agro Sì, va. comunque. Ah, se avessi lo shuriken. Dai, non cadere sempre. Sto praticamente tifando per te. Attaccami, vinci un po'. Forza, vai. Dove sei? Io, per carità, quando ho visto che ho perso il target, mi sono spaventato e ho cominciato a spammare nervosamente. Però. Frammento di adamantite, signori. Wow. Però. Non. Cioè. È fichissimo combatterli. Ok. Tu mi stai dicendo che questi respawnano qua davanti? Sì. Stupendo. Ma è qui che sta la lama. Attiva quel coso che non sai che succede. Dice che tutti questi immortali proteggono la lama? Proteggono un parolone. Dei cagoni, se non li tocchi. I centopiedi cambiano spesso nome per la lealtà, per lealtà agli eventuali nuovi leader, chiamati braccia lunghe, per le loro enormi armi, simili ad artigli. È bruttissimo doverti fermare qui. Sempre andare là prima. Dici qui? Dove intendevi? No, io intendevo dove c'erano i Buddha, a vedere cosa c'era, per esempio. No, no, no. Devo soffrire. Bisogna soffrire in questi casi. Cioè, perché la lama mortale è lì, cioè La lama dovrebbe mortale è al tempio lì, Senpu. esatto, non so lì dentro, però è qua, insomma. Mi chiedo se avrà qualche dialogo unico. Cosa c'è? Il corvo. Cosa parlava lui? Lui è. Onoshi. Ciao. Sì,
Altro che pezzo di maschera destra, passo fluttuante. Ah, questi sono... questo è l'attacco che dicevo io. Più volte discusso. Ora parliamo però. Ok. Ce ne manca una, o meglio, due, per forse avanzare o... Sì, e farlo diventare una bellissima carpa. Però, abbiamo 2700 monete d'oro. E anche... i semi? Forse abbiamo trovato dei semi? Sì. E ora il dubbio è... quanti borselli abbiamo? Abbiamo quello da 1000. E fin qui ci siamo, 3700. Sicuramente a 4000 ci arriviamo. Ma non basta. No. Sì! Senza farming. Sette. 5 più 2, 7. Boom! Perfection! Certo che puoi essermi utile, dammi il tuo seme di zucca. Boom, baby! Alla prossima, poi parliamo, in futuro, quando avrai qualcosa di interessante da dire. Let's go! Mamma mia, che colpaccio! Proprio... Robert sarebbe fiero di noi. No. Ma dov'è Robert in tutto questo? Lui ha detto... il dialogo all'interno del castello a Scina non parlava di un figlio, parlava solo di quanto era frustrato dall'essere vestito dall'armatura. E non si è mai visto sto boss, cioè ce lo siamo perso. Allora... vieni qui. Certo che serve. Ok. Ora ti butterò una teoria a cui ho pensato. L'istinto che ci ha fatto discutere spesso di queste maschere è sempre stato il vetta dell'arcidrago. Cioè, sì. Posto segreto. E se fosse invece... che magari porta qualcosa di unico e meraviglioso, ma se fosse qualcosa in realtà da dare in dono ad Ishin, che si cambia la maschera con questa, non lo so, potrebbe essere. O magari è una cazzata, però... ci ho pensato. Ishin è un personaggio che mi piace moltissimo, quindi magari effettivamente... sì, ma quindi... sono oggetti chiave? Sì. Ok. E manca l'altro pezzo, quindi. E abbiamo quanti livelli? 5. Ce ne servono 7. Però siamo a cavallo, ragazzi. Stiamo facendo belle cose, anche se... abbiamo delle lacune, importante. Quanti me li consuma? Vabbè. Ok. Che spettacolo. Passo fluttuante. Vediamo un po'. È quello che ci faceva Genichiro, vero? Ti prego, questo combat system è... e tu mi fai questo e non mi fai un Fashion Souls? Un Fashion Co? Un Seki Fashion? Cioè... non sarò volgare. Vai da Emma, vai. Non sarò volgare. Vai da Emma. Però...
prima. Scusate, dovevo equipaggiarlo. Quindi fammi capire, tu fai questa cosa. Lasci L1 e ti riposi. Questa cosa è. Non devo essere volgare. Porca miseria, che spettacolo. Ho imparato cose nuove. Che cazzo. Cioè, tecnicamente questo è il titolo di From nel quale è più interessante in assoluto il New Game Plus della storia come gameplay, perché vorrai vivere mille volte questa cosa, se i nemici diventano abbastanza forti da perlomeno poterle subire, ecco. Quanto è più realistico comunque che per quello che sei tu. I nemici normali che devi sciogliere. Sì, cioè, sì. È stupido che ti ammazzino loro all'inizio. No, certo, questo è sottinteso. Oh, Kamidon. Non posso darti niente da bere, eh? Sì, sì, dammi altri semi di zucca e vedrai quanto sorriderò. Vai, vai. Devo. Cioè, siamo... Siamo a un livello di survivability... 9. Ma, cioè, 9, il regen. Ma come si fa a dire che Sekiro è sbilanciato? Poi, per carità, sono in blind, potrò dirlo anch'io tra un mese. Cioè, prendete le mie parole a caldo, eh. Però io qua vedo una progressione infinitamente migliore di quello che era trovare in Dark Souls 3 o in Dark Souls 2 le Estus da aumentare. Qui c'è proprio... Cioè, qui le cure sono una cosa completamente diversa rispetto all'impatto che hanno nel gameplay. Abbiamo trovato la pietra. Oh, sore ga Minamoto no kou no ishi ka. Myou na kadachi o shite oru na. Yahari matsurarete orimashita. Sou ka. Takeru-sama no shirusareteita toori datta na. Hai. Sono ishi no atta saidan ni kaguwashiku Koshire tatematsuru. So kakarete orimashita. Grazie, Lupo. Koshire. Sore wa dono youna tokoro ja? Iwato no oku no doukutsu desu. Sono youna tokoro kara koshi ni nori doko e yome ni iku tou no ka? Ma, kangaete mo rachi ga akanu na. Kaguwashiku. Kuro-sama, ano ba wa senkyou no iriguchi nano ya mo shiremasen. Sou ka. Kaguwashiku to wa Minamoto no kouki o matou koto. Sore o sashite oru no ya mo shirenu na. Senkyou ni okami o. Tokozakura wa kare. Hai. Io ho visto, abbiamo visto delle processioni nel villaggio, ma seguirle non causerebbe nulla. Qui si parla di qualcosa di un pochino più astratto, di legato poi al rituale. Però tutti questi dialoghi sono veramente numerosissimi. Sono veramente tanti e questo è uno dei classici esempi in cui sinceramente viene da pensare che sarebbero potuti non esserci stati. Cioè, ed è bellissimo che ci siano. Sono preso come una scimmia. Dovremo continuare la prossima volta, però. Abbiamo fatto tutto il possibile. Tra l'altro non ci stiamo neanche baffando. Demone. Cioè, tecnicamente per ora siamo giunti al punto in cui almeno questo... Potrei pentirmene, veramente. Quanto mi punirà Sekiro per questo? Ma è persino troppo facile. Cioè... Io, la sensazione di gioia di utilizzare questi strumenti è di controllo. Cioè, io controllo la battaglia divertendomi facendolo. Non, oh, con questo riuscirò a sopravvivere, cazzo. Capite qual è la differenza? Lo è stato fino ai 2/3 di questa run. Ed era una sensazione bellissima. Adesso,
Per ora è vero che qui sono aree che puoi raggiungere a... Sì, infatti, a ramo. Temporaneamente. Quindi questi monaci ti spezzano come un ramoscello prima. Ti spezzano come un ramoscello. Però... comunque. Il boss corazzato ti shottava. Sì, punto, con però un colpo. Quello è come Gyobu. È uno di quei boss pulitissimi. Quindi puoi anche essere shottato, ma... fa quello, tranne il momento di Berserk. Lì... R1. Ok. Ok. Alla prossima.